bilancio lo dobbiamo ancora approvare definitivamente, non c'è maggioranza politica, c'è un bilancio che ho scritto io personalmente il 1° settembre con gli uffici, che prevede la messa in sicurezza della macchina amministrativa e del personale, la messa in sicurezza delle società partecipate, investimenti sulle scuole che non si vedevano dal dopoguerra in termini di risorse, per le strade, per l'ambiente, quindi un bilancio politico con la P maiuscola. Poi bisogna avere i numeri per votarlo e non bisogna, secondo me, prestarsi a giochetti politici. Qui non c'è una maggioranza politica, non c'è, non ci sarà fino a maggio. C'è un sindaco metropolitano non eletto dal popolo, ma perché è intervenuta la legge Delrio, e poi ci stanno consiglieri che sono stati eletti con una votazione di secondo livello, come sapete, quindi non c'è una maggioranza. Il mio gruppo, in totale siamo in 6, quindi non è pensabile né un'alleanza col Partito Democratico, né un'alleanza con Forza Italia, né un'alleanza col Nuovo Centrodestra, quindi si tratta semplicemente di approvare un bilancio che è nell'esclusivo interesse delle nostre comunità e dei cittadini. Chi non l'approva si assume la responsabilità di far prevalere altri tipi di interessi su quelli generali. Sindaco, ieri nel giorno in cui a livello nazionale c'è stata una spaccatura sulle adozioni, diciamo, delle coppie di fatto, lei ha dato la possibilità a due donne di registrare il loro figlio qui all'anagrafe dello Stato Civile di Napoli. È stata una decisione molto molto importante, giuridicamente complessa. Noi abbiamo fatto prevalere il diritto all'esistenza di un bambino che potesse avere diritti a muoversi, a circolare liberamente nella nostra Europa, a poter essere assistito da un punto di vista medico, insomma avere il diritto all'identità. Il diritto deve avere la forza di regolamentare ciò che esiste e la persona viene prima di ogni cosa. Poi c'è il dibattito, se sembra senza fine, anche nel nostro paese, sulle unioni, sulle adozioni, sulle famiglie, quello è un altro tema. Io penso che questa città ha dimostrato sensibilità giuridica senza precedenti, è il primo caso in Italia, per noi i diritti della persona vengono prima di ogni cosa e in questo caso è il diritto di un bambino che, se non ci fosse stato il nostro intervento, sarebbe stato sequestrato senza tempo, per carità in una città dove si vive bene, Barcellona, ma senza poter avere una carta d'identità, un passaporto, senza che le loro mamme potessero venire in Italia, senza poter avere l'assistenza sanitaria di cui volevano godere. Insomma, penso che abbiamo scritto una bella pagina di civiltà giuridica, al di là di quella che sarà poi l'autonoma valutazione del Parlamento su questi temi, che ahimè stenta a venire da anni. Quindi ancora una volta Napoli scrive una pagina, secondo me, importante sui diritti civili e i diritti della persona, in particolare in questo caso il diritto di un bambino che ha avuto anche il privilegio di accogliere nel mio ufficio. Se le aspettava tutte invece queste polemiche che sono proprio comparse stamattina su un po' sulla stampa in generale? Ma io faccio quello che secondo me è giusto sul piano giuridico, della giustizia, della legalità e della coscienza. Poi il dibattito fa sempre bene alla democrazia. Sindaco, novità sulle Dellandia? Beh, Dellandia sì, c'è una novità molto importante. Di ieri sera, intorno alle 21:30, è terminato un incontro importantissimo tra il comune, tra Nuove Dellandia, la mostra d'oltremare, i lavoratori attraverso le rappresentanze sindacali. Si è raggiunto un accordo importantissimo che prevede l'apertura di Dellandia ad aprile 2016, l'inizio dei lavori a novembre 2015 e all'assunzione di tutti i lavoratori entro ottobre 2015. Si dà atto al comune di aver agito con tempestività e correttezza, insomma credo che è un grandissimo successo per tutti quelli che ci hanno creduto anche nel momento difficile. Sono veramente molto soddisfatto perché con Dellandia si chiude un'altra partita delicata. Dopo aver salvato Ippodromo, Terme d'Agnano e fatto un lavoro su altri comparti, adesso una delle battaglie più complicate, che era Dellandia, si chiude molto bene grazie all'impegno di tutti, ma vorrei sottolineare soprattutto il comune che ci ha creduto sin dall'inizio.